Allora, buonasera a tutti da Luca Toselli, ovviamente. Non confondiamo le due cose, però non so perché ho avuto questa idea di fare questa introduzione. Salutiamo Luca Mastrangelo, che probabilmente non sta ancora benissimo. Potevamo non star benissimo neanche noi, ma alla fine è andata bene. Se ancora non l'avete visto, qui sopra nelle schede troverete il video a caldissimo. Stavo bruciando, erano appena fischiato il fischio finale, l'arbitro, quindi ero ancora galvanizzato. Adesso, dopo la doccia, sono comunque ancora galvanizzato. Per calmarmi un attimo, per scaricarmi un attimo, voi scaricate OneFootball. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. E adesso andiamo a fare le pagelle di questo Lokomotiv Mosca-Juventus, che è stato un po' bruttino, se proprio dobbiamo dire la verità, ma non mi interessa, perché questa sera era importante fare i tre punti e conquistare la qualificazione. Poi per il resto ci guarderemo dopo. Non ho neanche idea di cosa stiano facendo le altre partite, non mi interessa. Pensiamo alla Juventus. E partiamo dal portiere, Szczęsny. Non gli do il voto perché tutte le volte che vengo a fare le pagelle, che vi devo dire, è sempre la stessa motivazione. Non darei il voto mai al portiere, perché la Juve subisce quante azioni? Quante veramente azioni pericolose subisce in porta la Juve? Questa sera un po' di più, perché c'è stata quella parata sulla linea, non di Szczęsny ma di Bonucci. Szczęsny magari è stato poco reattivo sul gol dell'1-1 quando la palla è andata sul palo, però io non mi sento di farne una colpa. 6 meno, cioè proprio devo dare un voto 6, non lo so. Se andiamo avanti, quindi il portiere, va veramente difficile dare il voto al portiere della Juventus in queste partite. C'è Danilo, non gli voglio dare la sufficienza, voglio dargli 5,5, forse perché ero abituato fin troppo bene, eravamo abituati fin troppo bene a Cuadrado. Ho visto qualcosa in meno rispetto a Cuadrado, oddio, questo sia un demerito, perché forse Cuadrado in questo momento è uno dei migliori terzini destri nel mondo, non so se 3, 4, 5, 10, 15, non ho idea, però sicuramente uno dei migliori nel suo ruolo in questo momento. Quindi il povero Danilo forse paga anche un paragone un po' troppo eccessivo, però non me la sento davvero di dargli la sufficienza, non l'ho visto abbastanza sicuro. Bonucci invece, il gol dell'1-1, mi sento di dargli la colpa, e quindi bisogna fare una media tra il 5 di quell'occasione, perché ha saltato la gazzetta, ha saltato le 1000 lire, come si suol dire, e si è perso Miranchuk, Pikachu, come ormai l'ho ribattezzato. Per fortuna quest'anno non ci giochiamo più contro questo Cristiano, perché sennò ci prendiamo un gol ogni partita. Ha saltato pochissimo, il gol è stato causato da questa disattenzione difensiva di Bonucci, quindi 5 in quell'occasione, 6 nella totalità della partita, 7 se non 7,5 in quel momento, in quel frangente in cui abbiamo appena detto ha salvato quel pallone sulla linea che valeva il 2-1 per la Lokomotiv, o il Lokomotiv, come volete chiamarlo. Quindi direi che la valutazione è positiva, nel senso che fa 6, 5 più 6 più 7, 6, 7,5, facciamo anche 6 più un voto che oscilla tra il 6 e il 6 più... forse gli darei 6 soltanto perché ha preso quel giallo, secondo me, in maniera abbastanza stupida. Quindi voglio abbassare un po' la media. Un Bonucci sicuramente ridimensionato rispetto al colossale che abbiamo visto fino adesso in questa stagione. C'è Rugani. Rugani, cosa gli vogliamo dire? Secondo me non ha neanche fatto una pessima partita, è stato abbastanza attento nel complesso. Quell'azione però difensiva in cui Bonucci va a parare sulla linea nasce da una sua disattenzione, che viene saltato netto come un birillo, forse l'unica occasione in cui è stato saltato. Anche qua, cosa gli diamo? 6 meno? Dal 5 al 6? 6 e mezzo? Non lo so. No, 6 e mezzo, 5 e mezzo? Un voto che oscilla tra questa valutazione, secondo me. Sufficiente ma con riserva, rimandato a settembre probabilmente. Alex Sandro, vabbè, ovviamente c'è da dire che ha scavalcato anche Demiral nelle gerarchie, mi viene a dire, per il fatto collegato a quello che è accaduto in nazionale. C'è Alexandro, che forse è il migliore della difesa della Juve questa sera, però non così forte, non così bravo. Gli diamo 6, diciamo di dargli 6. Abbiamo visto Alexandro migliore in questa stagione, questa sera un po' meno del solito, ma molto meglio, anche se molto meglio non suona benissimo, ma meglio rispetto a De Sciglio che abbiamo visto nel derby. Questo assolutamente è da dire, perché in fase offensiva qualcosa di più ha usato. C'è che dire che mi è piaciuto molto, soprattutto quando andava ad occupare l'area di rigore, lo spazio in area di rigore, gli inserimenti che ha fatto. Ha fatto un ottimo inserimento sul lancio, non mi ricordo da parte di chi, dove non è riuscito a trovare l'aggancio decisivo, ma soprattutto ha fatto un grande lancio per Gonzalo Higuaín nel primo tempo, quando Higuaín ha impegnato il portiere sul primo palo e il portiere si è superato dopo che aveva fatto una paperona sul gol di Ramsey. A questo punto viene a dire di Ramsey, dovrebbe essere stato convalidato l'ufficialità per Ramsey. Che dirà che poi si spegne, lo sappiamo, questo problema, non gioca 60-70 minuti, perché ne gioca 40-50, poi inizia a spegnersi.
ne fa magari 10 in più, ma sono già 10 minuti di troppo. Io do 6 più. Dai, 6 più direi che è il voto più adeguato per Sami Khedira. Poi c'è Pjanic, e questa è una nota dolente, perché forse quest'anno la partita più sottotono che ha giocato Pjanic, però ci stava quella con il Toro. Era una partita di recupero da un infortunio, era stato fermo qualche giorno, aveva giocato, poi ha rigiocato già adesso, quindi a distanza di pochi giorni ci sta un lieve calo, ok, una flessione anche proprio appunto per il recupero dell'infortunio. Non mi sento di dargli la sufficienza, però direi che 5,5 è la valutazione più adeguata da segnare a Pjanic questa sera. Ho sbagliato dei palloni un po' troppo facili per quello che è Pjanic, da sottolineare comunque che si giocava su un campo abbastanza complicato e con una condizione atmosferica, la pioggia, che è un attimo complica la giocabilità di un giocatore come Pjanic. Poi c'è Rabiot, che come lo definiamo Rabiot? Perché per tanti momenti mi è venuto da dire wow, questa sera mi sta convincendo, e per altri tanti momenti volevo ucciderlo. È un giocatore dalle due facce, quindi alterna cose buone a cose non buone. Qua non puoi neanche fare una media, perché devi andare a valorizzare ogni singolo episodio, ogni singola giocata. Sta iniziando a ingranare, curiosità, le due volte che ho detto oh, questa sera Rabiot non mi è dispiaciuto sono state all'andata con la Lokomotiv e questa sera con la Lokomotiv. Magari gli porta bene, non lo so. Da rivedere con tanto minutaggio a disposizione. Questa sera tra l'altro ha riposato Matuidi, quindi ancora una volta ha dimostrato che Sarri guarda i miei video. La volta prima avevo detto di far riposare Khedira, ha fatto riposare Khedira. L'ultima volta ho detto adesso devi far riposare Matuidi, l'ha fatto riposare. Grazie Maurizio, lo apprezzo tanto, sono soltanto un semplice content creator, vuol dire che due cazzate le dico anche io probabilmente. Ramsey, si è vista la qualità, Bernardeschi è andato in tribuna e questa sera nel ruolo di trequartista abbiamo visto tre giocatori. Ramsey che ha fatto gol, vabbè, quello è un gol che conta come non conta, e abbiamo visto Bentancur, di cui parliamo adesso, perché Bentancur un po' anonimo, direi una gara anche lui da 6, proprio perché è entrato, e quindi se fosse stato all'inizio forse il 6 non gliel'avrei dato, ma glielo voglio andare, ce lo leviamo così, polivalente, perché fa sia il trequartista che la mezzala di destra, a posto di Khedira, quindi permette l'ingresso di Douglas Costa. Fatto sta che ovviamente Ramsey ha fatto vedere che è più di Bernardeschi in quel ruolo, molto più di Bernardeschi. Douglas Costa ha fatto vedere che è molto più di Ramsey, diventa ancora in quel ruolo, e quindi un'atrocità di più rispetto a Bernardeschi. Ramsey comunque non mi è dispiaciuto, il suo apporto lo dà sempre, gli voglio dare 6,5. È un giocatore che non si vede molto spesso, ma che ha quasi sempre la giocata giusta in testa e nei piedi. A me piace Ramsey, poi magari non tutti saranno d'accordo perché è un giocatore difficile da valutare per quanto mi riguarda. E poi c'è Gonzalo Higuain, che secondo me è partito a rilento, ha fatto un brutto avvio, poi si è acceso due occasioni, ha iniziato a tirare magari in porta, ha iniziato a far rispondere, andare a cercare il pallone. L'apice totale è quando va a consegnare a Douglas Costa quel tacco splendido al 92esimo e facciamo gol proprio grazie a questa cosa, come avevamo fatto gol con De Ligt nel derby proprio grazie al suo appoggio. Un giocatore che sa far gol, smistare i palloni, occupare l'area di rigore, passare la palla, giocare con tutti i suoi compagni a disposizione. Un giocatore preziosissimo, ve l'ho già detto. Secondo me siamo i Way indipendenti e anche questa sera l'ha dimostrato. Gli do 7, un 7 pieno, 7 più, 7,5, quello che volete. Un voto estremamente positivo. E un voto ancora più positivo va dato a Douglas Costa, perché io non me l'aspettavo in quel ruolo. Addirittura io quest'estate, lo sapete chi ha seguito il calciomercato video dopo video sul mio canale, ero convinto che non rimanesse alla Juventus, proprio non pensavo potesse rimanere, per tutto il discorso che c'era stato l'anno scorso, dallo sputo di Francesco al calvario che ha dovuto affrontare, è rimasto fuori rosa, è rimasto fuori dalle scelte, non si capiva se per infortunio o per discussioni con allenatore e società. Ero convintissimo che la Juve potesse cederlo monetizzando il suo cartellino, invece è un acquisto a tutti gli effetti. Sarri ha dimostrato di volerci puntare, lo vuole far giocare in ogni sistema di gioco e questa sera ha fatto veramente una roba da fenomeno. Certo, ha giocato pochissimo, è entrato al posto di Khedira, quindi Sarri qua ha avuto due cocones così perché ha fatto un cambio offensivo, certo coperto dall'ingresso di Bentancur precedentemente, quindi un cambio anche previsto, aveva messo le mani avanti per il futuro, però un ottimo Douglas Costa in quella posizione, lo voglio rivedere assolutamente. Dybala non gli diamo il voto perché ha giocato veramente una manciata di minuti e al contrario dell'andata che era stato l'MVP della partita, quest'oggi non lo possiamo valutare. Cristiano Ronaldo, ragazzi, non so cosa dirvi, in questo momento è quello meno in forma di tutti, quello meno in forma di tutti, perché Higuain sta bene, Dybala sta bene, Douglas Costa stasera ha fatto vedere di star molto bene, Cristiano Ronaldo non sta bene in questo momento,
me dispiace anche che si arrabbi. Lui deve capire che è un giocatore straordinario ed è sopra la media rispetto a tutti gli altri, ok? Se la gioca solo con Messi nel mondo, questa cosa. Anche ieri ho esaltato Cristiano Ronaldo. Andatevi a vedere il video che ho fatto ieri. Capirete quanto io ami Cristiano Ronaldo. Ma queste non sono medie da Cristiano Ronaldo. Queste non sono medie da Cristiano Ronaldo. E quindi per il suo bene in primis, dato che a quanto pare vincerà il pallone d'oro, per me è immeritatissimo se lo vince in riferimento alla stagione scorsa, doveva vincere quello che aveva vinto Modric, e Modric non entrava niente con quel pallone d'oro. Ma quello dell'anno scorso, secondo me, non è il pallone d'oro di Cristiano Ronaldo, come non può essere il pallone d'oro di Cristiano Ronaldo quello dell'anno ancora dopo, cioè quello di questa stagione fino adesso, perché Cristiano Ronaldo è abituato a ben altre medie di realizzazione. Poi ci sono una marea di cose che possiamo dire, ce ne sono una marea, non avrei tempo di dirvele tutte adesso, lo farò in un altro video, magari domani, dopodomani, abbiamo tempo adesso, poi c'è il Milan domenica sera, abbiamo tempo di prepararci a questa partita, di parlare di tutto quello che vogliamo, ma in questo momento Cristiano Ronaldo diventa un caso, a tutti gli effetti. Gli do 5, anche questa sera, gli vorrei dare un po' di più perché comunque il gol dell'1-0 l'abbiamo fatto grazie alla sua follia di voler tirare in porta da lì. Follia, per modo di dire, perché ripeto, sei Cristiano Ronaldo, diamine, se non la fai te questa follia, non la faccio sicuramente io che sono Luca Toselli, sono scarso, te sei Cristiano Ronaldo, la fai, e fai anche gol perché il portiere fa la cappella e poi Ramsey sulla linea in sacca, che se aspettava un millesimo di secondo in più, magari il gol era di Ronaldo, faceva un altro record, segnava anche la Lokomotiv, bla 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 bla, tutte cose che sono state dette, ridette, trite, considero anche abbastanza inutili, però in questo momento Cristiano Ronaldo non è in forma, e mi è piaciuto tanto Sarri quando l'ha tolto. Poi si è parato un po' duchino dicendo è problema fisico, è qui e là. A Sarri questa sera glielo voglio dare il voto. Mi dimentico sempre di darlo all'allenatore, mannaggia me che non sono altro. A Sarri questa sera do il voto e gli do 7, ancora una volta ve lo ripeto, per i Cocones, non tanto per la partita, perché secondo me la partita è stata giocata male, ma sapete bene che a me non importa giocare bene. Non mi importa. Poi sono più contento di vincere giocando bene, ma non mi importa. Giocare bene non è quella la cosa più importante. Poi certo aiuta, per l'amor del Signore. Sono più contento perché vedo la partita fatta bene. Mi esalto a vedere determinate cose, ma mi esalto anche a vedere le giocate dei singoli. Mi esalto a vedere una copertura difensiva. Io mi esalto in tante cose nel calcio. Al di là della triangolazione del gioco in velocità, ci sono tante cose che mi esaltano nel calcio. Stasera Sarri mi ha esaltato facendo dei cambi. Perché ha tolto Ronaldo per far entrare Dybala. Ha tolto Khedira per far entrare Douglas Costa e ha tolto Ramsey per far entrare Bentancur. Quindi cambio che aveva previsto, non che ci volesse un genio a dire adesso tolgo Ramsey e metto Bentancur perché poi può scalare al posto di Khedira e ci metto Douglas Costa. Non che ci voglia un genio, ma anche il fatto, davvero, di tirare giù Cristiano Ronaldo, non Pinco Pallino, che è Cristiano Ronaldo, che a sua volta un po' se la prende, ecco, non è una cosa che tutti avrebbero fatto.